oggi sono molto contento di dialogare con il presidente dell'Area Science Park, il più grande parco scientifico in Italia, a Trieste, Sergio Paoletti. Benvenuto. Grazie, benvenuto a lei e a tutti gli ascoltatori. Area Science Park è stato molto attivo durante questo periodo di Covid e continuate a fare diversi progetti legati al Covid. Mi può raccontare un po'? La prima cosa, noi ci siamo dedicati a rispondere al meglio in termini di smart working e di permettere che tutte le nostre attività, e in particolare quelle di tutti i nostri insediati, sono circa 80 tra centri di ricerca e imprese innovative, potessero continuare, pur con le limitazioni dell'emergenza, le proprie attività. Il secondo atto, messo in cantiere da subito, ma fatto partire appena la struttura era in condizioni di operare al 100%, è stato quello di pensare ad alcune iniziative specifiche a favore del Covid. Queste iniziative si sono sviluppate secondo due ambiti. Il primo, con lo sviluppo di attività legate alla nostra piattaforma di genomica. L'altra iniziativa che sta per uscire e praticamente pronta è quella di uno specifico intervento a favore dell'impresa. Ma uno di questi progetti, Presidente, riguardava anche la ricerca genomica, se non sbaglio, perché voi avete questa macchina della sequenziatori, della DNA. Mi spieghi un po' se ho capito bene? Quella che noi abbiamo chiamato la piattaforma di genomica è un sistema costituito essenzialmente da due grandi pilastri, da due grandi strutture. La prima è il sequenziatore, che è una macchina che è in grado di decodificare la sequenza delle basi degli acidi nucleici. Gli acidi nucleici sono i DNA e gli RNA. Il codice genetico degli organismi superiori, tra cui l'uomo, è codificato dalle sequenze del DNA. Invece, negli organismi più semplici, come sono i virus, questa codifica genomica è contenuta in una sequenza di strutture molto simili che si chiamano gli RNA. Ciascun pezzo, ciascun passo di questa sequenza è come se fosse una lettera di un alfabeto, e queste lettere, lette nell'opportuna sequenza, danno le frasi che dicono tutto della storia, dell'identità dell'organismo. Questa è la piattaforma di genomica. L'altro pilastro del nostro sistema è un grande centro di calcolo, cosiddetto high performance computing, è un centro di calcolo che soprattutto ha una grande capacità di memorizzare grandi basi di dati che sono il risultato dell'analisi della macchina precedente. Quindi le due insieme decodificano un codice e mettono questa informazione in una base di dati. Il terzo passaggio è l'intelligenza artificiale che viene applicata per interpretare queste informazioni. Ok, ma per un profano come me, un generalista, mettiamo insieme questi tre elementi: la ricerca genomica della DNA, l'utilizzo del high performance computing, che immagino riguarda analisi dei dati per computer, e infine l'ultimo pezzo che ha menzionato. E mi spieghi in parole povere cosa è il vostro contributo alla ricerca su Covid. Noi abbiamo lanciato una call, una disponibilità inizialmente per un valore di oltre 400.000 euro per università, enti di ricerca, aziende sanitarie, eccetera, di utilizzare il nostro sistema, quindi sequenziatore più computer, per analizzare le sequenze che sono quelle che sono analizzate dai diversi ospedali con le famose prove di tamponi,
queste sequenze dei diversi campioni di virus raccolti nelle diverse parti d'Italia vengono analizzate. Perché è importante questo? Perché il virus è una struttura vivente e quindi come tale può evolversi, può cambiare. Quindi innanzitutto quello che si dice il tracking dell'infezione può essere seguito nella maniera migliore soltanto per via genomica. Cioè io posso sapere se un virus analizzato per esempio a Codogno era lo stesso che era stato trovato in Germania, perché questa è stata la sequenza. E questo è estremamente importante perché ci dà la vera mappa dei contagi. Ci dà la vera mappa dei contagi. Okay. Il secondo punto è di poter analizzare la continuità genomica del virus e quindi sapere se il virus muta, perché per esempio si parla giustamente di vaccini come soluzione ottimale finale, si parla di analisi plasmatiche sugli anticorpi, ma se il virus muta evidentemente e anche le nostre risposte immunitarie non sono più adeguate. Quindi avere il tracciamento, il tracking della stabilità genetica del virus è estremamente importante. È fondamentale questo e continuerà, immagino, nei prossimi questo mesi. Continua. Questo. Noi abbiamo contatti in tutto il paese con centri che ci hanno chiesto di mettere a disposizione la nostra macchina. La macchina che è in funzione ormai da un anno a Trieste e oggi è la macchina che è, come si dice, top model sul mercato, è la macchina più potente. Per dare un'immagine pratica, quando Craig Venter 20 anni fa, poco più, insomma, ha deciso di mettere in piedi questa grande impresa del sequenziamento del genoma umano, ha impiegato risorse, ha lavorato per molti anni con un team di 20 persone. Oggi il sequenziamento di un completo genoma umano, di una persona come noi, avviene con questa macchina in 48 ore. Quindi però, l'idea della enorme capacità di analisi di molti dati. E quando i dati sono molti, accoppiati, qui è importante un high performance computing, center, un centro di calcolo di grandi prestazioni, questo permette poi di conoscere non solo la storia passata del virus e quindi dare le indicazioni anche per la terapia, per le indicazioni terapeutiche, ma anche e soprattutto per il monitoraggio epidemiologico. Io le faccio un'altra domanda da profano. La gente che sta a casa in questo periodo e guarda la TV sente parlare molto di ricerca per il vaccino, ricerca sugli anticorpi della sangue, e ci sono tanti progetti in corso, si sente molto di Mantova, di Pavia, di diverse parti del paese. Ma mi può spiegare in parole povere come lo vede lei, che un vaccino non arriverà quest'anno, arriverà sicuramente, ci sono i tempi tecnici di human clinical trials, quindi ci vorrà forse fino all'anno prossimo almeno per il vaccino, e intanto quanto fiducia si può avere nella ricerca sugli anticorpi del plasma? Io ho imparato in molti anni di ricerca, sono un biochimico di formazione, quindi non mi sono mai occupato di virologia, non è questo il mio campo, però in generale molto a contatto con i problemi della medicina. E io credo che in generale problemi complessi necessitano di risposte complesse. La strategia di attacco che oggi tutto il mondo, la comunità scientifica, ma anche gli stati e anche le grandi imprese farmaceutiche e biotecnologiche hanno messo in piedi è correttamente una strategia multifunzionale. L'obiettivo finale è di sperare, perché c'è un margine concreto di speranza in questo, non c'è la certezza assoluta che il vaccino possa essere ottenuto in tempi brevi e che abbia una capacità di protezione permanente. Questo è quello che è successo in molti vaccini, pensiamo, ne dico uno, alla poliomielite, ma questo è un obiettivo, non è ancora una certezza.
perché potrebbe darsi che il vaccino dia solo una protezione temporanea, così come potrebbe darsi che, speriamo di no, che il virus abbia delle mutazioni così profonde per cui un vaccino non sia poi adatto a combatterlo. Quindi la strategia parallela degli anticorpi è una strategia estremamente interessante che io ritengo sia complementare a quella del vaccino. Però io direi non dimentichiamo altri aspetti che sono estremamente importanti. Oggi si parla della tracciabilità. Noi sappiamo che la Corea del Sud ha dato un'ottima risposta al problema della pandemia tracciando i contatti delle persone. Quindi è un approccio che invece di essere un approccio strettamente biologico diventa un approccio epidemiologico che usa ovviamente in gran parte gli strumenti digitali dell'informatica. E quindi sono approcci diversi. Ma c'è anche un altro elemento, per esempio, esistono, e purtroppo noi sappiamo che i casi di decessi che sono stati altissimi, come sappiamo, sono quasi sempre dovuti a casi di, con una parola difficile, si chiama comorbilità, quindi la presenza di più patologie gravi nello stesso individuo. Allora, per questo motivo, un altro elemento con cui si può combattere efficacemente il virus è anche quello di tracciare e controllare altri tipi, per esempio, di infezioni. Per esempio, infezioni batteriche che sono opportunistiche, perché se il virus entra in un individuo, lo debilita, immaginiamo che a quel punto anche un batterio, i batteri sono molto più grandi dei virus, per esempio nei polmoni, può contribuire al peggioramento dello stato dell'infezione polmonare dell'individuo. E per questo motivo oggi c'è bisogno al mondo non soltanto di una ricerca direttamente sui temi del virus, ma anche una ricerca destinata a produrre quei sussidi biotecnologici e farmaceutici che aiutano a studiare tutto questo insieme di malattie. Oggi, Presidente, deve capire, tutti noi in America e in Europa stiamo diventando armchair scientists. Siamo tutti sul divano, al letto, a casa, a seguire questo, cercando di capire. Quindi mi tolgo un'altra curiosità, approfitto di questa conversazione. Ho letto che voi di Aria Science Park state usando le alghe per la ricerca sulle terapie anti-COVID. Posso chiedere cosa c'entra l'alghe? Sì, sembra una cosa molto, molto lontana. In realtà noi nell'ambito di una iniziativa complessa che si chiama Sistema Argo, un accordo di programma tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo iniziato già da un paio d'anni un nuovo sistema, un nuovo modello di innovazione. Questo include per esempio anche l'attrazione di investimenti stranieri in settori di punta. Uno di questi, per esempio, è nel campo delle biotecnologie. Questo si è manifestato già da più di un anno nell'insediamento nell'ambito cosiddetto retroportuale industriale del porto di Trieste, che ricordo è il più grande porto italiano per volume di traffici, di una multinazionale indonesiana che è leader nel commercio delle sostanze che si estraggono dalle alghe e quindi quelli che sono chiamati colloidi. Sono i gel, dei gel che noi usiamo nel food, nell'alimentare, nelle salse, nei dolci, in tantissime applicazioni. Ma un'applicazione estremamente importante di questi colloidi è di uno in particolare che si chiama agar, e nel campo delle analisi microbiologiche. E quando c'è il sospetto, questo sempre, non soltanto in tempi di Covid ovviamente, quando c'è il sospetto di una infezione batterica, per esempio, il medico prescrive una analisi batteriologica. Viene estratto un campione biologico, per esempio di urina, viene messo in coltura su una piastra di gel, di agar. E questo materiale è quello ideale da 100 anni, dall'epoca di Koch e di Pasteur, dei grandi microbiologi, diciamo, in cui questo materiale fa crescere i batteri.
e poi vengono riconosciuti e poi sulla stessa piastra si prova l'antibiotico a cui essi rispondono o non rispondono. Quindi l'agar è fondamentale perché se potessimo usare la parola di Archimede, datemi una leva e vi solleverò il mondo. Ecco, noi stiamo cercando di dare questa leva. Fantastico, no, veramente interessante. E io chiudo questa interessante conversazione con lei, Presidente, con una domanda che faccio a tutte le mie vittime, tutti che intervisto, che siano politici, scienziati, persone di cultura. E la domanda è questa, è una domanda seria. A suo avviso, per quello che, per come lei vede il mondo, come cambierà il mondo della scienza, se vogliamo, ma anche oltre la scienza, la società, dopo Covid? Cosa ci attende? Questa è $1 million question, direbbe qualche amico anglosassone. Sinceramente non lo so. La prima cosa, io credo che la prima dote di un ricercatore sia l'umiltà. E quindi bisogna essere molto, molto umili in questo. Si possono fare, diciamo, delle ipotesi che scientificamente devono essere sempre suscettibili a una verifica sperimentale. Comunque, con questa premessa, io credo che oggi noi abbiamo davanti tantissime sfide, ma una di queste è quella di e pensare a un modo diverso di produrre, che non è un modo rivoluzionario, ma semplicemente un modo più, io credo, più intelligente. Noi sappiamo che alcuni aspetti a livello globale di riduzione della distanza fisica tra realtà produttive di massa e realtà di insediamenti di massa. Sto pensando grandi fabbriche, per esempio, e grandi allevamenti di animali e grandi conurbazioni come Wuhan, per esempio, in Cina. E la distanza di queste con alcune realtà naturali, come possono essere, per esempio, alcune grandi foreste, alcuni ambienti, dove virus come quelli del Covid, noi sappiamo statisticamente, noi non li conosciamo, ma sappiamo che ci sono. La riduzione di questa distanza, che è avvenuta con un eccesso di conurbazione, inurbazione e di estensione di allevamenti intensivi, ha ridotto la barriera naturale che c'è tra la possibilità di contagio da parte di questi virus, che sono comunque sempre presenti in natura, e che attraverso, come sappiamo, tutta il salto in genere, che ragionevolmente è attribuito ai pipistrelli e successivamente a un altro attore che non sappiamo ancora quale sia. Oggi i biologi che studiano questo problema non lo conoscono, ci sono dei sospetti, ma io non voglio dire cose che non conosco, sono arrivati evidentemente all'uomo. Quindi la riduzione di questa diga, di questa barriera di protezione, ha creato evidentemente dei problemi. C'erano già stati almeno 3, a mia conoscenza, avvisi: il precedente caso SARS, il caso MERS, il caso Zika. E quindi queste situazioni erano già note, nonostante questo non sono stati raccolti questi appelli. Questo è un dato scientifico, perché esistono nei sistemi complessi, come sono gli habitat ecologici, che comprendono l'uomo come elemento del habitat, ma cioè comprendono gli animali, le piante e tutte queste situazioni intermedie, la riduzione di queste barriere è probabilmente una delle grandi cause. Probabilmente la grande riflessione è, tanto lo sforzo sui virus, sui vaccini, sugli anticorpi, eccetera, che è un modo per reprimere l'attacco dei virus, il modo migliore probabilmente è quello di prevenirli, quindi di evitare il ripetersi nel prossimo futuro di situazioni di questo tipo. Quindi questo vuol dire accettare in pieno l'invito delle Nazioni Unite ai famosi SDG, Sustainable Development Goals.
E credo che questo sia uno scopo in cui nel nostro piccolo, come Area Science Park, siamo fortemente impegnati. Interessantissimo, e la ringrazio molto, Sergio Paletti, presidente di Area Science Park, per questa intervista.